Sono già passati 5 anni da quel lunedì 12 aprile 2010, giorno in cui la Val Venosta fu investita da una tragedia che successivamente, si seppe, era annunciata. Attorno alle 9 del mattino, tra le stazioni ferroviarie di Laces e Castelbello, lungo la linea Merano-Malles, una frana di quasi oltre 400 metri cubi di terra e fango investì il treno regionale 108 della SAD, facendolo precipitare nella vallata sottostante. Fortunatamente è solo grazie agli alberi che il convoglio non è finito nelle acque del fiume Adige, che scorre proprio lì sotto. 9 furono le persone che persero la vita, mentre 28 riportarono ferite di varia entità, di cui 7 in gravi condizioni. A causare la frana fu una vasta infiltrazione d'acqua nel terreno, causata dalla rottura di un tubo per l'irrigazione dei campi di mele che si trovavano più a monte. A causa dei danni subiti, la ferrovia venne riaperta solo il 2 giugno, dopo più di un mese e mezzo dal disastro. La procura di Bolzano aprì un'inchiesta sulle cause del disastro, inserendo 8 nomi nel registro degli indagati. 6 erano i gestori dell'impianto di irrigazione e 2 erano i proprietari del terreno franato. La prima udienza del processo presso il Tribunale di Bolzano fu celebrata il 25 gennaio 2013.